Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News. Oggi parliamo ancora di ipnosi e di come le tecniche di persuasione possono essere utilizzate per andare a modificare quei pensieri limitanti che non ci consentono di raggiungere gli obiettivi. Ne parliamo insieme all'ipnotista Barbara Romanini. Barbara, benvenuta, anzi, bentornata. Grazie Sabrina, grazie di avermi, insomma, dato nuovamente questa opportunità di essere qui con voi. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, Barbara, raccontaci un attimo quali sono i casi in cui le persone arrivano da te, chiedendoti di risolvere i loro problemi. Sì, come già detto nella precedente intervista, i campi di applicazione dell'ipnosi sono davvero molteplici, no? Poiché c'è la possibilità di lavorare attraverso l'ipnosi in diversi modi. La scorsa volta ci siamo per lo più soffermati sull'ipnosi regressiva, quindi che ci porta ad andare, no? A ricondurre la nostra attenzione su memorie e ricordi del passato che sono alla causa, alla base di alcune nostre problematiche e problemi di tipo specifico. Un altro metodo di applicazione dell'ipnosi molto molto funzionale è quello delle suggestioni dirette e indirette. Come diciamo si esplica andando a suggerire diciamo al nostro subconscio che nella situazione di ipnosi quindi si trova completamente spalancato e pronto a raccogliere tutte quelle che sono le indicazioni, le informazioni che noi andremo a dargli, andremo a modificare quelli che sono i nostri schemi mentali, le nostre strutture che diciamo una volta modificate ci porteranno a sciogliere limiti, blocchi ed ostacoli che ci porterebbero a raggiungere in maniera molto più veloce, più libera e più performante mete, traguardi e perché no, obiettivi che ci siamo prefissati. Il classico esempio che mi dicevi prima è quello di una persona che ha timore a parlare in pubblico. Attraverso l'ipnosi si può superare questa paura, questo blocco. Sì, assolutamente sì, questa è una delle richieste che spesso mi viene posta, no? Persone che magari si trovano a dover affrontare delle situazioni, diciamo, di fronte a tante persone, ad esporsi mediaticamente, no? La paura del palcoscenico è una delle più grandi paure, no? E attraverso l'ipnosi, in maniera molto rapida, sicura e funzionale, c'è la possibilità di infondere nelle persone prima di tutto maggiore sicurezza, molto più sicure dei propri mezzi, smantellare tutte quelle che sono le insicurezze, le false credenze su di sé, lavorando sul valore, lavorando anche sull'energia, sulla propositività e anche un po', sugli schemi, diciamo, che ci limitano, proprio anche a livello verbale, nell'esprimerci al meglio e nel essere positivi e propositivi quando, dobbiamo esporre qualsiasi tipo di tema agli altri. E poi c'è il classico esempio che mi hai detto è uno dei casi più comuni, che è quello della persona che arriva da te perché vuole smettere di fumare, ma non ci riesce. Anche questa è una, diciamo, delle richieste che più frequentemente e sempre di più mi viene posta e spesso, diciamo, anche con una sola seduta è accaduto, potrei citare l'esempio di un mio cliente che ho sentito non diciamo molti giorni fa, il quale mi ha detto che ormai da circa 7-8 mesi dal giorno della nostra seduta non ha più ripreso in mano la sigaretta e addirittura è anche infastidito solo dal percepire, diciamo, l'odore, del fumo. Sì, come, hai introdotto tu, Sabrina, attraverso l'ipnosi è possibile lavorare, in due modi. Allora, o andando a ricercare il motivo del perché si è instillata questa dipendenza, questo bisogno, no, di ricercare questa sostanza, piuttosto che andando a lavorare sul perché non riusciamo a smettere, quindi a come dire svincolarci da questa dipendenza. E lavorando in queste due direzioni si riescono ad ottenere dei risultati molto diciamo buoni e anche durevoli nel tempo. Chiaramente, come ci siamo dette, la motivazione è importante, soprattutto per questo tipo di tematiche.
E ovviamente la forza di volontà della persona è fondamentale, cioè quando la persona arriva da te, è sicura di voler intraprendere un percorso, è sicura di avere un problema, oppure può capitarti anche la persona che arriva perché è spinta da qualcun altro, ma che in realtà non è così tanto convinta. Diciamo che troviamo i più disparati casi, le più disparate situazioni. Spesso molte persone arrivano da me non molto convinte, no? Di quello che diciamo, di quella che è l'ipnosi, di quello che verrebbero a fare da me, di come potrei essere d'aiuto, no? Perché? Perché presumibilmente si sono lasciati convincere da qualcuno che ha presumibilmente fatto un'esperienza con me e che le ha suggerito di rivolgersi a me per risolvere un dato problema che evidentemente gli altri hanno ravvisato in lui. Chiaramente prima di eventualmente fissare una seduta o iniziare un percorso con la persona è mia premura con ognuno fare un colloquio preliminare, quindi approfondire la situazione della persona e la cosa molto bella, secondo me, un po' paradossale che spesso emerge, è che soprattutto le persone meno convinte di avere dei problemi sono quelle che a seguito del nostro colloquio e della nostra chiacchierata poi portano all'attenzione, senza magari esserne così consapevoli, tante problematiche, no? Su cui poi andiamo a lavorare, no? Anzi, spesso capita che una persona arrivi da me portando una problematica o portando, diciamo, una questione specifica su di sé, in realtà poi durante il colloquio emergono tante altre situazioni che possono essere correlate tra loro, ma anche no. E i campi di applicazione, diciamo gli obiettivi che le persone vogliono raggiungere attraverso l'ipnosi sono vari e spaziano da tutto quello che è lavoro, quindi il raggiungimento delle performance lavorative, fino a poi alla sfera sentimentale. Ad esempio, mi immagino il caso della persona che è stata lasciata o comunque che ha subito la chiusura, il termine di una relazione d'amore e quindi adesso si trova a dover fare i conti con una mancanza. Assolutamente sì, anche questa è una tematica molto ricorsiva e ricorrente. Spesso capita che arrivino persone, diciamo, anche in uno stato di disagio emotivo piuttosto elevato, che hanno anche un po' perso la bussola, no? Perché si trovano reduci dalla fine di una relazione, magari relazione finita non per volere, diciamo proprio, e quindi che non riescono più a muovere i passi, diciamo, in nessuna sfera della propria vita, si sentono proprio in una situazione di blocco completo. Quindi, lavorando su questo aspetto, si riesce anzitutto a restituire la serenità alla persona e la capacità di decidere di procedere, no? Un po' nella propria vita, nel proprio cammino, ma soprattutto di fare spazio eventualmente ad altre situazioni future, no? Cioè lasciando andare il vecchio è possibile accogliere il nuovo, no? Quindi assolutamente sì, anche sulla sfera personale, emotiva, sentimentale, l'ipnosi può collocarsi come uno strumento di aiuto molto importante, molto forte. Barbara, mi chiedo se ti è capitata magari la cosa al contrario, invece la persona che arriva da te perché vuole far innamorare qualcun altro e quindi in qualche modo vuole usare, diciamo, l'approccio giusto. Ti è mai capitato? Sì, è capitato, diciamo, non così in senso specifico, ma in senso più generale. Quindi grazie che mi hai posto questa domanda. In senso più generale, nel senso che spesso arrivano persone, magari una certa età, che non hanno ancora trovato la persona giusta e che vorrebbero, no, avere al proprio fianco un compagno, una compagna con cui condividere, no, giustamente un pezzo di vita, no?
E mi portano però magari un aspetto di carattere o di predisposizione di chiusura, no? Di fatica, come dire, ad aprirsi all'altro, o si sentono magari, passatemi il termine, un po' imbranati, un po' sempre coloro che stanno nell'angolo e che non riescono a proporsi quando magari ci sono delle persone che notano, delle persone che potrebbero, insomma, attrarre il loro interesse. Ecco, quindi sì, in senso generale, questo spesso mi viene portato, no? Che, legato sicuramente a forme di insicurezza personale. Sì, forse anche nello specifico qualche volta è capitato che qualcuno mi chiedesse di lavorare un po' sui comportamenti per essere più assertiva, no? Verso una persona che magari aveva manifestato un interesse, ma che non facevano molto capire o intravedere che tipo di sentimento, che tipo di interesse avesse, forse più diciamo un lavoro chiarificatorio in questo senso, no? Chiarisco i miei comportamenti per rendere forse più chiari i comportamenti dell'altro. Ti faccio un altro esempio. Ho qualche amica che si lamenta di avere delle relazioni che non durano mai troppo. Ecco, per tutte le relazioni c'è sempre una conclusione, quindi dicono: ma che cos'ho che non va? Perché scelgo sempre l'uomo sbagliato. L'ipnosi può fare qualcosa? Assolutamente sì, come abbiamo detto fin d'ora, noi possiamo andare un po' a lavorare sui nostri schemi mentali, no? Sulle nostre strutture, no? Quindi se l'installarsi, no? L'insinuarsi di una data struttura, no? Ci porta a mettere in atto, quindi a reiterare in maniera ripetuta sempre gli stessi comportamenti, è chiaro che noi andremo ad attirare presumibilmente sempre le stesse situazioni intorno a noi, no? Di riflesso, presumibilmente, anche le stesse persone, no? O le stesse tipologie di persone. E andando un po' a modificare quindi questo tipo di struttura di schema, chiaramente riusciremo ad avere un'altra visione un po' di tutto ciò che ci circonda, ma anche riusciremo magari a mettere in atto dei comportamenti diversi, no? Verso l'esterno, e quindi questo ci aprirà un po' la mente, anche di fronte magari a ciò che noi cerchiamo veramente e di cui noi abbiamo bisogno, perché spesso siamo più, come dire, chiamati ai nostri atteggiamenti, quindi ci comportiamo in base ai nostri schemi mentali, alle nostre credenze o false credenze, piuttosto che ascoltando il nostro sentire più profondo e capire che cosa vogliamo veramente in quel momento, no? Quindi assolutamente sì, anche in questo senso l'ipnosi può risultare molto utile ed efficace. E poi c'è il caso dello sportivo, lo sportivo che magari vuole superare le proprie performance, e gli sportivi lo sanno bene che sta molto nella capacità mentale di poter resistere anche. Pensiamo a un ciclista che compie tantissimi chilometri, a un triatleta, la forza mentale è veramente importantissima. Quindi l'ipnosi anche in questo senso può aiutare a trovare quella forza mentale. Sì, proprio di recente io lavoro con sportivi e proprio di recente mi è capitato, insomma, di incontrare uno sportivo che, insomma, sicuramente ad alti livelli, lui è un professionista che, diciamo, mi portava un po' questo tema. Ricorsivamente lui va fortissimo e poi si trova ad avere queste deflessioni proprio della carica energetica, no? Che si ripercuote su tutta una serie poi di aspetti, no? Quindi siamo andati un po' a capire, no, quale potesse essere, diciamo, la motivazione, anche se in realtà lui era già abbastanza consapevole del motivo per il quale ricorsivamente, no, arrivassero queste, diciamo, questi momenti down. Abbiamo lavorato proprio sulla modificazione degli schemi, no? Quindi abbiamo lavorato in suggestione, rinforzando, no, diciamo, la stima, rinforzando
il credere in se stessi, lavorando proprio su tutti questi aspetti positivi, dando proprio anche delle esercitazioni, no, pratiche che abbiamo, diciamo, effettuato in seduta, ma che poi lui potrà ripetere ogni qualvolta desidererà. Quindi abbiamo lavorato, diciamo, anche per strutturare degli ancoraggi, no? Si chiamano così in ipnosi, no? Che lui potrà ritrovare ogni volta che ripeterà questi esercizi, anche di autoipnosi. Quindi anche l'autoipnosi, soprattutto per gli sportivi, è molto utile. E come sta andando? Sì, sta andando bene. Ho avuto un feedback, diciamo, indiretto, prima da lui, poi da una persona che, diciamo, è nella sua sfera, diciamo, familiare, e i feedback parrebbero essere positivi ad oggi, sì, assolutamente. Fantastico, fantastico. Quindi ci sarà un futuro campione aiutato. Da Barbara. Allora, Barbara, Sono invece parliamo di un grosso argomento, le fobie. Io so che l'ipnosi può aiutare moltissimo chi è vittima di fobie, penso ad esempio agli aracnofobici, una delle fobie più assolutamente. comuni, ma a me è capitato di vedere anche persone che hanno paura di nuotare in mare per la presenza di pesci, piuttosto che chi ha subito un incidente e quindi ha paura di rimettersi in auto. Quanti e quali casi vedi tu? Ma allora i casi sono veramente i più disparati, Sabrina. Grazie per gli esempi, perché ne hai citati alcuni molto, diciamo, presenti. Allora, partiamo dalla madre di tutte le paure, che è la paura della morte, sostanzialmente, no? Spesso molte persone arrivano senza neanche porre, no, una fobia specifica, no? Non arrivano da me dicendomi ho il terrore dei ragni, piuttosto che mi sento soffocare quando mi trovo nei luoghi chiusi, quindi non mi parla di aracnofobia piuttosto che di claustrofobia, però mi parla di una sorta di ansia generalizzata, di disturbo, di paura di tutto. Spesso, andando poi a lavorare in ipnosi, si viene, insomma, a scoprire che, diciamo, alcune situazioni, eventi del passato hanno instillato proprio una paura generalizzata della morte. Diciamo, da lì poi si vanno a diramare tutta una serie, no? Di paure. Potrei citare quella per gli aghi, per il dentista. Questa è una delle paure più frequenti. In odontoiatria, l'applicazione, diciamo, l'uso dell'ipnosi a livello propedeutico, quindi prima del doversi sottoporre a seduta dal dentista, chiedo scusa, è molto funzionale. È molto funzionale perché si va a lavorare proprio su una paura che spesso impedisce la persona di andare a risolvere una problematica fisica necessaria, no? Da risolvere ineluttabilmente. Piuttosto che altre paure, come possono essere la claustrofobia che ho appena citato, la paura dell'acqua, no? Che anche tu hai citato poc'anzi, non necessariamente nello specifico la paura, diciamo, di nuotare nell'acqua con i pesci, ma proprio di nuotare. Quindi alcune persone arrivano da me e non riescono proprio nemmeno a mettersi sotto la doccia, cioè anche questo può sembrare, diciamo, una paura elementare più attribuibile ai bambini, invece ci sono tanti adulti che hanno questo tipo di fobia. Parliamo poi anche di attacchi di panico in genere, perché l'attacco di panico spesso ascrive in sé tutta una serie, no, di comportamenti evitanti che vanno come dire, a scatenare, no? E quindi noi possiamo andare a lavorare proprio su tutti questi schemi, sul nostro mindset, andare a trasformarli e quindi sciogliere queste che sono le paure, migliorando assolutamente il benessere e la qualità di vita della persona che imprescindibilmente viene fortemente lesa e, come dire, pesantemente inflitta, ecco. Fantastico. Barbara, allora siamo giunti alla conclusione del nostro salotto. Noi ti ringraziamo per essere stata insieme a noi. Invitiamo chiunque voglia fare una seduta di ipnosi a mettersi in contatto con Barbara. Il tuo studio, Barbara, è a Verbania, giusto? Esatto, a Verbania, sì. Mi Benissimo. trovo a Verbania in Piazza San Vittore 7, sì. Perfetto, e fai anche, chiedo, fai anche sedute online, ad esempio a distanza,
da Sì, remoto. assolutamente sì, assolutamente sì. Do la Bene. mia totale disponibilità, sì. Bene, bene, chiedo perché chi ci segue da un po' lontano ha comunque, può mettersi comunque in contatto con te e fare la sua seduta di ipnosi. Bene, detto ciò, noi ti ringraziamo e ti invitiamo Ringrazio io ancora. voi. Vienici a trovare ancora, assolutamente. Saremo felicissimi di parlare con te. Tratti una tematica molto interessante e che tra l'altro incuriosisce molto le persone. Sì, lo è. Ti ringrazio nuovamente per la grande opportunità, Sabrina. Sarà un piacere, insomma, poter tornare a trovarvi. Un ringraziamento a tutti. Grazie a te e noi ci vediamo sempre qui da lunedì al giovedì alle 17 qui in salotto. Ciao!